Buongiorno, vi invito a sfogliare un giornale, una rivista, andare in libreria e dare un'occhiata ai titoli che vengono pubblicati. Troverete, temo, una serie di banalità, una serie di considerazioni, di dettagli, di discorsi sul presente, sul mondano, anche se sfogliate riviste d'arte, libri d'arte, eccetera. Vi è una, come lo dico spesso, una sorta di galleggiamento, un galleggiamento sull'apparenza, mentre i temi veramente importanti vengono considerati inutili, superati, obsoleti. Per esempio, in questi giorni è successo un ennesimo attentato in Libano, con centinaia di morti, migliaia di feriti, distruzioni, dolore, eccetera. Ecco, questo attentato o incidente, nel primo caso è dovuto alla cattiveria umana che dura, nel secondo caso alla stupidità umana. Tra i due non so quale sia l'aspetto più grave. Questa mia breve premessa, perché voglio proprio parlare di un tema che magari a molti sarà ostico, ma mi spiace per loro, cioè il male. È ovvio che non posso qui, nel breve spazio che ho, di sviscerare il significato, etimologia del male attraverso la filosofia, attraverso la cultura. E anche perché, come in tutti gli aspetti della cultura, di ciò che riguarda l'essere umano, non c'è una concordanza sul significato della parola male. Ognuno considera il male a modo suo e questo complica, come sempre, moltissimo la situazione. Ora, Hannah Arendt tempo fa pubblicò un libro, La banalità del male, ma in realtà questo libro banalizzò il male anche nel senso che circoscrisse il tutto al nazismo, cioè questa paranoia totale che c'è ormai, specialmente da parte degli ebrei ovviamente, che è criticata da un altro ebreo che ha scritto L'industria dell'olocausto, ma qui entriamo in un campo minato che è meglio lasciar perdere. Resta il fatto che Hannah Arendt affrontò la banalità del male, però circoscrivendola a un fenomeno gravissimo, ignobile tutto, ma comunque che non andava alla radice del perché, si limitava ad aspetti ideologici, perché la storia non serve molto a spiegare questo fenomeno. E questo anche Voltaire trattò del male, ma come al solito, come era suo costume, si rifugiò nel fatuo, facendo discorsi un po' mondani, un po' leggeri. Quello che invece trattò con molta serietà, motivandolo, il male fu Pascal, Biagio Pascal, nei suoi pensieri, e affrontò il tema, solo che essendo molto religioso, lui apparteneva a Port-Royal, pare aderisse ai giansenisti. Ovviamente anche lui diede del male un'interpretazione religiosa, e cioè attribuì la dualità dell'uomo, natura, cultura, società, eccetera, al peccato originale. Lui disse che l'uomo ha il male per natura proprio in ragione del peccato originale. Ovviamente il discorso del può essere accettato meno se uno non è religioso, se una persona non è religiosa probabilmente
non condivide questo punto di vista, anche se è motivato molto bene, cioè non è un'affermazione così fatta in un modo apodittico, ha una precisa e intelligentissima motivazione, però la radice religiosa resta. Quindi la domanda che per esempio ci si pone quando si affronta il tema del male, che attiene poi al comportamento umano, ecco, forse dovremmo chiederci se è più importante la dignità umana o la libertà. Ecco, io temo che questa nostra contemporaneità opti per la libertà. La dignità passa in secondo piano, non è che conta molto, perché altrimenti quando si parla di educazione dovremmo soprattutto pensare a un pensiero etico, il pensiero etico che però viene chiaramente archiviato, viene visto, come si suol dire, come il fumo negli occhi, perché oltretutto l'etica coinvolge necessariamente anche la sessualità. Quindi per esempio quando un movimento, il movimento femminista, parte con lo slogan "l'utero mio lo gestisco io", cosa significa? Significa che concentra il discorso della libertà prevalentemente sull'aspetto sessuale, come in effetti avviene, come in effetti è avvenuto, e noi ne vediamo i comportamenti conseguenti. Forse anche pensando a questo che Gregory Bateson scrisse un libro molto interessante, Ecologia della mente, nel senso di chiarirci le idee, di cercare di capire, di chiarire a noi stessi il significato di quello che attribuiamo alla nostra esistenza. Ed è un problema non da poco. Sappiamo che per esempio Cesare Pavese scrisse il libro Il mestiere di vivere, il mestiere di vivere che lui non apprese evidentemente abbastanza, tanto che pose fine alla propria vita, si suicidò all'albergo Roma di Torino. Quindi pur essendo un intellettuale di alto livello, essendo una persona estremamente sensibile, o forse proprio per questo, non riuscì a trovare, a dare un senso alla propria vita. E questo è quello che avviene. In realtà il mito della libertà produce mostri. Cioè noi vediamo che oggi è diffuso, viene documentato, per così dire, attraverso i filmetti che Hollywood Sodoma sforna in continuazione. Cioè noi vediamo promiscuità sessuale, droga, alcolismo, ogni tipo di degenerazione che praticamente è omologata, è accettata, viene considerata parte della società senza problemi, cioè nessuno più si scandalizza di nulla in questa nostra società, e questo è l'aspetto grave, nessuno più si scandalizza di nulla, e quindi continuiamo con questo mito della libertà, questo volere sempre, come dire, violare le norme, andare contro i tabù, non ci rendiamo conto che i tabù non esistono più. E poi vale quello che diceva John Ford, chissà perché quando si violano le norme, e non è mai per elevarsi, ma è sempre per scendere più in basso. E questo è un dato di fatto che vediamo davanti ai nostri occhi ogni giorno. Quindi anche la libertà degli artisti, in pratica, è servita ad eliminare ogni forma di epistemologia, di ontologia dell'arte, dando significati confusi, quando non decettivi, e che di conseguenza ha portato l'arte in una condizione di stallo come viene oggi, no? Noi vediamo per esempio una delle tante prove, cioè il fallimento dell'illuminismo che si richiamava alla ragione, è dato dal terrore, cioè un movimento filosofico che si appella alla ragione e cade, no, ha ricadute
sociali in un terrore indiscriminato, Vandea eccetera, vuol dire che evidentemente delle due l'una: o la massa, il popolo è assolutamente ostico alla ragione, ma questo vale fino a un certo punto, perché non è solo il popolo che mise un altare con una donna sopra e la adorò come dea ragione. Quindi qualcosa nel pensiero illuminista, pur con tutte le sue ricchezze e articolazioni, evidentemente qualcosa non funzionava. L'esempio, per esempio, ancora una volta delle tricoteuse, le donne davanti alla ghigliottina che facevano a maglia indifferenti o forse anche liete vedere la caduta delle teste, ecco, questo è un indice. Quando si parla di male, questo cos'è? Bene. Ecco, questa è la rivoluzione francese, viene celebrata ogni anno il 4 luglio, no? Come un grandissimo trionfo della ragione, ma si nascondono, si sorvola sulle conseguenze reali, sulla verità di quello che avvenne in quel periodo e le ricadute. Oggi non mi pare, con tutta la buona volontà e l'ottimismo, di vedere molta ragione nella società. Siamo partiti da un attentato a Beirut, ma potremmo fare un elenco infinito di violenze, cruenze, di delitti, di crimini che sono all'ordine del giorno, cioè cioè più nessuno si scandalizza, mentre per esempio quando io ancora ero ragazzo, cioè un omicidio suscitava scalpore, i giornali ne parlavano per giorni, a volte per settimane, oggi non più, perché sono così frequenti, si ripetono a ritmo così serrato che vengono relegati a uno spazio, a un piccolo titolo di cronaca in fondo pagina, perché sono normali, e questo noi lo accettiamo, cioè non, e questo è il dramma forse della nostra umanità al punto in cui è arrivato. Poi ci chiediamo dove siamo arrivati. Tempo fa una donna si cosparse di liquido incendiario e si dette fuoco, le persone invece di soccorrere la fotografarono. E questo suscitò molta indignazione. E questa indignazione a tempi discontinui, no? Intermittenza, no? Indignazione. E qualcuno si scrisse a dove siamo arrivati, a che punto si... rendetevene conto, voglio dire. Però dopo seppellita la donna, tolte le cenere, si ricomincia come prima. Si ricomincia col fatto... che le madri in primo luogo, la famiglia in generale, non sanno educare i figli, la scuola non le sa educare, e quindi abbiamo una pluralità di ragazzotti violenti in giro, abbiamo una pluralità di brutte cose che si vedono continuamente nella società, inclusa l'arte, che oggi non si potrebbe più dire l'Accademia delle Belle Arti, l'Accademia delle Brutte Arti, che poi venga giustificato il brutto, perfetto, fatelo pure, però siamo, cioè l'arte, come ho detto e ripetuto, non anticipa i tempi, li segue zoppicando. Infatti, visto che i tempi sono brutti, l'arte è brutta, e gli artisti si limitano ad avere forme, atteggiamenti esteriori o ad avere una grande cognizione di sé, a prescindere da quello che realizzano. E poi avvengono cose che francamente dovrebbero lasciare perplessi, dovrebbero effettivamente suscitare dibattiti profondi. Non è quel critico che paragonò Andy Warhol a Leonardo, quest'ui ha una cattedra, dovrebbe essere cacciato dall'università, uno che dice una bestialità di questo genere. Cancellare l'epistemologia dell'arte, abbiamo detto, dopo aver imposto il concetto di libertà, praticamente la libertà, quella che i cosiddetti liberal o sinistra propugnano, dicono di affermare, è una libertà semplicemente di consumo, una finta libertà, perché
come diceva Seneca, la libertà dovrebbe partire da noi stessi, nel senso di saperci controllare. Cioè, se gli artisti non sanno controllare se stessi, e vediamo che ci sono vite d'artisti veramente raccapriccianti, e allora come possono produrre dell'arte che abbia un significato, che contenga una bellezza, non solo estetica, ma molto più profonda e significativa, questa bellezza trascendente che procura certa arte classica, che ci trasmette qualcosa di veramente sublime. Cioè, oggi il sublime, parlare di sublime nell'arte è come parlare, non so, diventa proprio un discorso privo di senso. Va bene, mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ciascuno di voi trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.